Ciao. Salve, sono Troy McClure. Sono Daniele Bazzana. Forse vi ricorderete di me per quei video istruttivi, ad esempio 3 consigli infallibili per migliorare in salita. Escavate da soli la vostra fossa e risparmiate. In questo video parleremo dei due parametri forse più utilizzati quando si va a valutare quello che è stato fatto in un allenamento o in una gara. Quindi parleremo di potenza media e potenza normalizzata. Cosa sono, che differenza c'è tra le due e quando è meglio utilizzare una e quando è meglio utilizzare l'altra. Spesso il primo parametro che si va a vedere quando finiamo un'uscita è proprio quello della potenza media, che cos'è? Lo dice il nome stesso, è la potenza media di tutto quello che abbiamo fatto, quindi calcolarla è molto semplice, si prende il lavoro totale svolto e lo si divide per il tempo. Si tratta però di un parametro che ha un grosso limite principale, ossia quello di non tenere conto delle variazioni di potenza. Facciamo un esempio. Immaginate di fare un'uscita di un'ora tranquilla in pianura a un'intensità praticamente costante, quindi alla fine il grafico che ne risulterà potrebbe essere più o meno questo, no? Un andamento lineare continuo della potenza che ci dà, ipotizziamo, un valore di potenza media di 200 watt. Immaginate poi di fare un'uscita sempre di un'ora, dove però invece di avere un andamento costante della potenza abbiamo delle variazioni. Perché? Perché partiamo e magari facciamo un percorso collinare con delle salite dove la potenza sale, delle discese dove si abbassa, salita dove sale, discesa dove si abbassa e così via fino alla fine. Però anche se è completamente diverso quello che abbiamo fatto, ne risulterà ancora una potenza media di 200 watt. Capite subito che c'è qualcosa che non va, perché abbiamo due allenamenti completamente diversi che ci danno però lo stesso valore di potenza media, ed è anche ovvio che l'impatto fisiologico tra questi due è stato diverso. Un andamento variabile della potenza, dove alterniamo delle fasi più intense, delle fasi meno intense, è sicuramente più impegnativo che mantenere un'intensità costante. Ma se guardassimo solo la potenza media, questo non lo capiremmo. Ecco che quindi entra in gioco la potenza normalizzata. Che cos'è la potenza normalizzata? Se volessimo definirla, potremmo dire che è quella potenza che avremmo potuto mantenere nello stesso lasso di tempo e allo stesso costo fisiologico se fossimo andati a un ritmo costante. Quindi cosa succederà? Che nel primo caso la potenza normalizzata probabilmente anch'essa sarebbe pari a 200 watt. E fin qui tutto ok. Nel secondo caso sicuramente non sarebbe così, ma se qua la potenza media è stata di 200 watt, la normalizzata potrebbe essere, non so, magari di 230 watt. Guardando quindi il parametro della potenza normalizzata, allora sì, vedremmo che c'è stata una differenza di impegno, una differenza di costo fisiologico tra i due. Qua 200 watt come la media, qua sicuramente è stato più impegnativo, quindi la potenza normalizzata risulta più alta di quella media. L'algoritmo per calcolare la potenza normalizzata, adesso non ve lo sto a spiegare perché è piuttosto complicato, però si basa su due caratteristiche fondamentali delle risposte fisiologiche allo sforzo. Una che innanzitutto non sono immediate, cioè se noi abbiamo un repentino cambio di intensità, la reazione fisiologica avverrà sempre in ritardo. Inoltre queste reazioni fisiologiche, che possono essere l'accumulo di lattato o il consumo di glicogeno eccetera, non hanno un andamento lineare direttamente proporzionale all'aumento di intensità, ma hanno un andamento curvilineo ed esponenziale. Un cambio di intensità a bassa intensità o ad alta intensità non ha lo stesso costo fisiologico, non richiede lo stesso impegno. Cioè passare da 100 a 140 watt non è ugualmente impegnativo come passare da 300 a 340 watt, la differenza è sempre 40 watt, ma sicuramente più l'intensità è alta, più questo cambio di intensità ci costa qualcosa. La differenza tra potenza media e potenza normalizzata è tanto più ampia quanto più è variabile l'andamento della potenza. Quindi se ad esempio prendiamo un cronometro in pianura dove potremmo avere un andamento simile a questo, allora lì il valore di potenza media e potenza normalizzata sarà sicuramente simile o quasi uguale. Ve ne rendete conto quando fate magari dei lavori di lunga durata e intensità costante, e lì vedete che se confrontate questi due valori, se il lavoro l'avete fatto bene, sono uguali o quasi. Quindi in quei casi valutare tramite la potenza media è comunque attendibile.
La maggior parte delle volte però l'andamento abbiamo detto che è questo, quindi con tanta variabilità. Se ad esempio cercate di valutare del lavoro intermittente on off alternando alte e basse intensità, o magari volete guardare il grafico di una gara di ciclocross, sicuramente lì guardare la potenza media non sarà più attendibile perché c'è tantissima variabilità e bisogna assolutamente invece tener conto della potenza normalizzata. Che però, attenzione, anche la potenza normalizzata ha i suoi limiti quando consideriamo degli intervalli piuttosto brevi. Perché, attenzione, prima cosa, ripetute molto brevi, quindi magari dagli sprint o comunque inferiori ai 30 secondi, spesso non vi danno nemmeno il parametro della potenza normalizzata. Perché? Perché la formula per calcolarla si basa sull'asso di tempo di 30 secondi. Quindi per intervalli più brevi risulterebbe totalmente inattendibile e comunque è considerata valida per step che durano almeno 15-20 minuti, perché rischia di andare al contrario a sottostimare o sovrastimare invece l'impegno del lavoro svolto. In quei casi è meglio tener conto ancora della potenza media. Quindi riassumendo, se volete valutare l'intensità di un intero allenamento, di un'intera gara o di frazioni di esse che durino almeno 15-20 minuti, assolutamente preferibile la potenza normalizzata. Se invece dobbiamo gestire dei lavori di breve o media durata, è preferibile tenere ancora in considerazione la potenza media. Spero di essere stato chiaro nella mia spiegazione e che questo video vi sia utile. Se vi è piaciuto mettete like, condividetelo e seguitemi sui canali social per essere sempre aggiornati. Potete trovare tutti i miei articoli e tutti i miei video sul sito www.bazzanatraining.it oppure cercando Bazzana Cycling Training su Facebook o su YouTube o Bazzana Training su Instagram. Come sempre, buona fatica!